Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di mal di schiena e del trattamento chirurgico mininvasivo. Per farlo siamo in collegamento da Milano con il dottor Matteo Coppini, che è responsabile della chirurgia vertebrale mininvasiva presso l'Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano del gruppo San Donato. Buonasera dottore e benvenuto. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori, grazie. Dottor Coppini, quindi quali sono le cause principali, quelle più comuni del mal di schiena? Le cause del mal di schiena sono molteplici. Il mal di schiena è un disturbo molto comune, direi quasi parafisiologico. Le cause principali possono essere il mal di schiena di tipo muscolare, mal di schiena di tipo discale e il mal di schiena di tipo radicolare. Le cause possono essere il peso eccessivo, le cattive abitudini, la sedentarietà, il sovraccarico sia per il lavoro oppure anche per l'attività fisica eccessiva e svolta in malo modo, o anche la postura sbagliata sia seduta che eretta, e infine la causa, diciamo quella molto comune, cioè degenerativa, cioè la componente discale. Noi siamo fatti con il nostro rachide, le nostre vertebre sono intervallata dai dischi intervertebrali, il disco ha una componente per l'80-90% acquosa e questo nel tempo si disidrata. Ecco perché il mal di schiena si può definire quasi parafisiologico, perché con il tempo, consumandosi questi dischi intervertebrali che sono gli ammortizzatori della nostra colonna vertebrale, portano a una serie di problemi che sono appunto il dolore lombalgico, cioè il classico mal di schiena, fino ad arrivare a una lombocruralgia, dolore anche alla coscia anteriore, oppure una lomboscialgia, quindi la classica sciatica, dolore alla coscia posteriore, al polpaccio fino al piede. Abbiamo visto che le cause possono essere molteplici. Per quanto riguarda invece le diverse opzioni terapeutiche, quali sono? Allora, l'opzione terapeutica principale è sicuramente quella conservativa. All'interno del trattamento conservativo direi di cominciare sicuramente con un trattamento farmacologico, per cui con antinfiammatori o antidolorifici, oppure insieme entrambi a seconda della causa e della gravità del mal di schiena, per poi passare a una fisioterapia che può essere mirata a correggere una postura sbagliata, oppure ad aumentare la tonicità muscolare, oppure la stessa elasticità muscolare. L'idrochinesi terapia, quindi il nuoto libero o l'attività in piscina, fino a una terapia farmacologica più mirata, chiamata terapia del dolore, per cui con infiltrazioni locali svolte in centri mirati. Dottore, e quando è necessario intervenire invece chirurgicamente? Dal punto di vista del trattamento chirurgico, noi arriviamo a curare i pazienti con un intervento chirurgico quando il trattamento conservativo non è riuscito a risolvere il problema. Sicuramente la chirurgia è l'ultimo step di questo percorso. Consideri che i pazienti che arrivano a trattamento chirurgico sono pazienti che soffrono di mal di schiena almeno da 1, 2, 5, 10 anni e quindi in questo periodo hanno fatto un trattamento conservativo che in tanti casi ha funzionato anche solo miratamente in determinati periodi, in altri casi invece non ha funzionato. Si arriva al trattamento chirurgico quando il mal di schiena risulta invalidante e risulta inficiare le normali attività quotidiane, per cui diventa proprio una disabilità. Quindi a proposito di intervento chirurgico, questo può essere, o almeno ultimamente viene definito chirurgia standard oppure chirurgia mininvasiva, e tra l'altro per quest'ultima più approfonditamente vorrei che lei ci spiegasse quali sono i vantaggi. Allora, dal punto di vista del trattamento chirurgico standard, definito anche open, per cui una chirurgia standard che è stata svolta per decenni. Negli ultimi anni ci siamo molto specializzati nell'accesso chirurgico e quindi nel trattamento chirurgico per essere il più mini-invasivi possibili, quindi per rispettare il più possibile le strutture, soprattutto quelle muscolari. Il trattamento chirurgico mini-invasivo a livello della colonna può essere fatto sia posteriormente con un accesso standard, ma mini-invasivo, quindi si parla di incisioni di pochi centimetri per non disturbare, per non creare danni all'apparato muscolare, ma siamo arrivati perfino a curare la schiena, il tratto
racheideo passando per esempio per il fianco o addirittura passando con un accesso anteriore, quindi dall'addome sotto l'ombelico con una piccola incisione. In questo caso, per esempio, qui questa risonanza fa vedere una patologia degenerativa, quindi il tratto lombosacrale L5-S1 presenta una spondilolistesi di grado 2, per cui una degenerazione del rachide, e questa è una patologia molto invalidante, per cui il paziente ha un dolore molto forte al carico, ha un dolore radicolopatico. Questo tipo di caso, nel particolare, è stato fatto con un intervento per via anteriore. Qui potete vedere un accesso molto piccolo, mini-invasivo, sotto l'ombelico, quindi a livello del pube, con un'incisione di 5-6 cm al massimo. Per cui per via retroperitoneale arriviamo al rachide. In questo video potete vedere proprio in sala operatoria l'accesso, si arriva al disco. Queste sono le prove per poter mettere alla fine la nostra cage, il nostro, diciamo, disco artificiale, che poi favorirà l'artrodesi, cioè la fusione del tratto interessato che era ovviamente degenerato. Questo poi è la fissazione del disco della cage con una piccola vite. Questa è la radiografia iniziale, quindi il disco inesistente L5-S1, e successivamente vedete che lo spazio L5-S1 è stato ricreato da questa cage inserita, una cage molto alta. Questo ugualmente il disco L5-S1 inesistente, per cui paziente molto lombalgico. Questo è il disco, lo spazio discale L5-S1 ripristinato per creare poi la fusione. Questo è un altro accesso per via laterale, vedete le clip metalliche, quelle sono le clip cutanee del taglio che viene fatto per l'accesso, molto piccolo, qui si parla addirittura inferiore ai 5 cm, può essere 3-4 cm sul fianco sinistro. Si arriva al disco, quello era il disco L3-L4 interessato. Viene posizionata questa cage per ripristinare lo spessore del disco e quindi alleviare anche il dolore a livello radicolopatico, cioè lo schiacciamento della radice interessata. E poi successivamente, questa è una ricostruzione 3D fatta dal nostro computer in sala operatoria, con il disco artificiale a livello L3-L4 e le quattro vitine posteriori per fissare quel disco. Complimenti, dottore. Dottore, Grazie. per terminare, per concludere il nostro discorso sulla chirurgia mininvasiva che riguarda proprio il mal di schiena, quali sono i vantaggi? Ce ne sono degli altri, a parte quelli che lei già di cui lei già ci ha parlato? I vantaggi del trattamento chirurgico mininvasivo sono molteplici. In primis, il fatto di essere molto mini-invasivi e di rispettare soprattutto l'apparato muscolare ci permette, per esempio, nel post chirurgico, di alzare il paziente 24 ore dopo l'intervento e di poterlo dimettere al domicilio 48 ore dopo l'intervento. Questo perché? Perché non facendo un approccio standard e non demolendo eccessivamente l'apparato muscolare, il paziente, ovviamente, mobilizzandolo precedentemente, riacquista molto precocemente la tonicità muscolare. Porta poi un minor perdita di sangue, addirittura per la via anteriore la perdita di sangue è praticamente inesistente. Consideri che mediamente la perdita di sangue per un accesso standard è intorno ai 300-500 cc, con le vie mininvasive si parla di al massimo 100 cc di sangue perso, per cui nessuna trasfusione di sangue e tutto ciò che comporta. Quindi, dottor Coppini, praticamente sono veramente tanti i vantaggi della chirurgia mininvasiva rispetto a quella che è la chirurgia standard oppure anche detta open. Io le faccio i miei Esatto. complimenti, dottore, e la La voglio ringrazio. ringraziare per aver contribuito alla nostra trasmissione e per essere stato con noi oggi. Grazie a voi, è stato un immenso piacere. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.